sempre un saluto particolare e una benedizione da parte di Dio ai malati. Padre Pio ha pregato molto e noi vogliamo sottolineare in questo momento il tema della preghiera nella vita di Padre Pio. Dire che Padre Pio ha pregato è dire male. Dire che Padre Pio era la preghiera vivente, questo sì che va bene. Perché la preghiera non è un'astrazione o un elenco di parole da dire e da recitare. La preghiera è il respiro di chi ama. Guardarsi negli occhi ed essere guardati con amore. Questa è la preghiera. Noi siamo imperfetti, anche se siamo perdonabili, quando diciamo fammi una preghiera per questo motivo, fammi una preghiera per quest'altro motivo. Certo, Gesù nel Padre nostro ci ha insegnato come si deve pregare, come si deve ringraziare e ci ha insegnato anche a chiedere, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma per Padre Pio e per tutti coloro che si sono sforzati, si sforzano di vivere alla continua presenza di Dio, la preghiera è come l'acqua per chi ha sete, come l'aria, come l'oceano per i pesci, come l'aria per gli uccelli. Pregare non è dare del tempo, pregare è spendersi in parole e opere per il Signore. Padre Pio, quando celebrava la messa, era trasparente, è come se non gli bastasse. Dopo la messa, lui partecipava a un'altra messa, recitata dagli altri frati, perché il massimo della preghiera è la partecipazione umile, povera, al mistero di Cristo che si offre al Padre nella Santa Messa. Chi non ha visto Padre Pio celebrare la Messa non ha capito bene che cos'è la preghiera. Beati coloro che alle 5 del mattino andavano lì e si accalcavano, qualche volta anche con rudezza, per essere presenti e vedere come Padre Pio pregava. Padre Pio pregava stando in estasi davanti a Dio. Preghiamo anche noi perché il Signore ci dia questa perseveranza nella preghiera anche quando non ne abbiamo troppa voglia. Auguri, amen.